tutti bentrovati qui dalla Biblioteca di Amalfi in occasione del convegno dedicato alle terre, un meeting di interscambio culturale. Intanto ne approfittiamo per girare quanto abbiamo ricevuto a Taranto in occasione del convegno sulla Magna Grecia. Abbiamo avuto il piacere di incontrare la signora Pizzorusso, che, come ha visto il nostro distintivo sulla direttrice con scritto Positano News, ci è venuta incontro, ci ha regalato questo libro da portare nella biblioteca di Amalfi. Noi ne approfittiamo, lo giriamo a voi, perché non siete solo il direttore della biblioteca, professore Gargano, ma siete il direttore e il motore di questo mondo culturale della Costiera. Lei vive in America, noi l'abbiamo invitata a venire con noi al rientro in serata. È un libro che parla di geologia, parla di una serie di cose di cui vi consegniamo. Dopo che lo avete trattenuto sul vostro comodino, se lo sistemate in biblioteca, ci farà subito. Io lo leggo direttamente in biblioteca, quindi non c'è bisogno del comodino. Vi ringrazio di aver accettato questo regalo. Grazie io a voi legato. Per questo bellissimo dono. E intanto questo cognome Pizzorusso, voi che siete profondo conoscitore, non vi dice niente? In Costiera c'è sta Pizzolorusso. Ah, Pizzolorusso. Però non sono della costa di Amalfi, sono trapiantati qua. Arrivano da Cilento. Sì, io conoscevo un colonnello dell'esercito, congedato generale, che era un mio caro amico, che si chiamava appunto Pizzolorusso. Persona molto capace, in gamba. Benissimo. C'è anche il figlio di questo colonnello che è un biologo. Quindi abbiamo questo cognome ancora in alto. Sì, è a Maiuri, è presente a Maiuri. Ci faremo noi carico di inviargli queste immagini e nello stesso tempo la biblioteca con una lettera di ringraziamento per questa informazione, ma soprattutto per giustificare la nostra ambasciata, certo, in modo da il libro, certo, lo abbiamo consegnato, certo, come lei ci ha raccomandato. Una lettera di ringraziamento, sicuramente. Un attimino. Sì. Ok, chiudi.